misure più incisive per contrastare i reati contro le banche e la clientela, firmato in prefettura a Pesaro il nuovo protocollo provinciale. Furgone in fiamme e danni per 40.000 euro, aperta la raccolta fondi per sostenere il negozio Black Marmalade Records a Pesaro. Balneazione a Fano, l'assessore fanese Cora Fattori fa chiarezza e illustra come informarsi. L'elenco e la mappa delle spiagge sono consultabili sul sito del comune e a breve verrà pubblicato un video tutorial. L'Arena del Pincio ricoperta di sabbia, domani prende il via la Fano dei Cesari con il rito del Sacro Fuoco. Partita la prevendita per la cena spettacolo di venerdì in vesti romane, domenica la pompa magna e la corsa delle bighe in diretta su Fano TV. Un cordiale benvenuto, cari telespettatori, a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Alla prefettura di Pesaro e Urbino è stato siglato un accordo d'intesa tra il prefetto Emanuela Saveria Greco e il coordinatore del Centro di Ricerca sulla Sicurezza Anticrimine e delegato dell'Associazione Bancaria Italiana, Marco Iaconis, per rafforzare la sicurezza nel settore bancario. Marco Lonigro. Misure più incisive per contrastare i reati contro le banche e la clientela. Nella giornata di ieri, lunedì 10 luglio, è stato firmato il nuovo protocollo d'intesa tra il prefetto di Pesaro Urbino, Emanuela Saveria Greco, e il coordinatore di OSIF e delegato di ABI, Marco Iaconis. Prevede l'adozione da parte delle banche di tutta una serie di misure di sicurezza, prevenzione principalmente delle rapine e degli attacchi agli ATM. Poi ci sono anche altri temi che vengono presidiati, come le truffe, in particolare alla popolazione anziana, gli attacchi cyber physical security, le aggressioni non predatorie e gli atti vandalici e terroristici. Rispetto a tutti questi crimini, il protocollo prevede misure e comportamenti idonei e finora, insomma, i risultati stanno dando soddisfazione a tutti. Nel dettaglio, le banche faranno confluire attraverso il portale di OSIF, Centro di Ricerca sulla Sicurezza Anticrimine, tutti i dati della provincia relativi agli attacchi subiti, alle situazioni di rischio riscontrate, nonché alle misure di sicurezza obbligatorie e aggiuntive attivate. Il prefetto, grazie alla collaborazione instaurata, coordinerà in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrate inoltre dai rappresentanti delle banche, nuove iniziative di prevenzione al fine di rendere ancora più concreta e vicina alla realtà locale l'azione contro gli attacchi multivettoriali di cyber physical security, contro le rapine, i furti agli ATM e gli altri reati in danno dei soggetti vulnerabili. L'attenzione deve essere sempre massima, perché bisogna assolutamente individuare misure che possono rassicurare i clienti delle banche, ad esempio per il phishing, cioè rubare l'identità bancaria del cliente. Quindi in sede di comitato faremo delle proposte che possono sempre più aumentare, diciamo, la sicurezza dei clienti delle banche. E nella nostra provincia la situazione è abbastanza tranquilla, però insomma noi ci siamo e continuiamo ad occuparci e a preoccuparci di tutti. E continuiamo a parlare di sicurezza sul territorio, perché dopo il sit-in della polizia che lamentava una carenza di personale a Fano, l'onorevole Baldelli ha annunciato che il commissariato avrà un primo potenziamento di organico già dalla prossima settimana. Sentiamo. Nei prossimi giorni il commissariato di Fano sarà potenziato. Dopo essermi confrontato nei giorni scorsi con il prefetto di Pesaro Urbino, con il Ministero dell'Interno, aver presentato alla Camera dei Deputati una interrogazione, posso comunicare l'arrivo di nuovi agenti anche presso il commissariato della terza città delle Marche. Nei mesi scorsi il governo aveva già assegnato 14 nuovi agenti alla provincia di Pesaro Urbino. Ora questi agenti saranno redistribuiti anche a Fano e il loro numero sarà indicato nei prossimi giorni.
Per questo ringrazio il prefetto, il questore di Pesaro, ma anche il SIULP e il suo segretario Marco Lanzi per aver saputo sollevare la questione con spirito costruttivo. L'interrogazione che ho rivolto al Ministero dell'Interno mira a chiedere una migliore redistribuzione degli agenti nella provincia di Pesaro Urbino, ma anche a tenere in considerazione l'opportunità di rivedere la pianta organica di Fano, anche in base al numero dei suoi abitanti. La situazione che abbiamo ereditato purtroppo è grave, ma il governo Meloni ha cambiato rotta e solamente per il 2023 sono stati erogati ben 90 milioni di euro per nuove assunzioni e per i presidi, somma che verrà aumentata di anno in anno fino nel 2033 a raggiungere i 125 milioni di euro. Questa somma si aggiunge alle somme già stanziate per il turnover. Alla fine dell'anno in corso quindi avremo 5.735 nuove assunzioni, di cui 4.000 agenti in strada in più. A Pesaro è iniziata la raccolta fondi per sostenere Leonardo Delia con il suo Black Marmalade Record, un negozio di dischi vinili che ha subito gravi danni a seguito dell'incendio avvenuto sabato scorso. Sono giorni difficili per Leonardo Delia, titolare del Black Marmalade Records. Il suo patrimonio di preziosi dischi vinili è andato in fumo a causa di un cortocircuito sul furgone con cui si stava dirigendo a Siena per partecipare ad una fiera evento. Eravamo in fase di trasferta con il negozio all'Ars Rock Festival, che è un festival molto importante che frequentiamo a chiusi da diverso tempo, e in fase di trasferta, due minuti dall'arrivo del festival, improvvisamente abbiamo incominciato a sentire un odore di gasolio, un lieve pennacchio di fumo che si sollevava dal cofano del furgone. Siamo scesi immediatamente, ma a causa di un cortocircuito e probabile di una rottura di uno degli iniettori del gasolio, della nafta, il furgone ha preso immediatamente fuoco, quindi non abbiamo potuto fare assolutamente nulla per poter intervenire, cercare di domare le fiamme o altro. Un danno importante dal valore di circa 40.000 euro che ha messo alle corde il titolare di uno dei pochi negozi di dischi rimasto in città. Notevole la catena di solidarietà che si è subito allertata per aiutare Leonardo a riprendere l'attività. Innanzitutto sta andando veramente molto molto bene. Non ci aspettavamo una forma di risposta così da parte di tutta Italia, perché stiamo ricevendo donazioni da parte di tutta Italia, ma anche donazioni fisiche come dischi che vengono consegnati dai clienti o da una serie di negozi di dischi in tutta Italia che mi stanno portando merce. Adesso, con tutte queste testimonianze di affetto, con tutta questa solidarietà, con tutte queste proposte che stanno arrivando, c'è stata una grandissima iniezione di fiducia e ipotizzo nel giro di un mese di poter essere di nuovo operativo, magari non come prima, con maggiore umiltà rispetto a prima, con ancora più determinazione. Questo sarà l'obiettivo per cercare di far riprendere il Black Marmalade Records. Leonardo Delia e il suo Black Marmalade Records hanno dato tanto alla città, ha dichiarato il vice sindaco Daniele Vimini. È il momento di ricambiare la generosità ricevuta e aiutare anche con un piccolo contributo questa attività a ripartire. È stato lanciato una crowdfunding, una raccolta di fondi collettiva che tiene insieme anche qui tante associazioni in giro per l'Italia, tanti pesaresi, tante persone che la fanno dal resto della provincia, che amano questo Black Marmalade, negozio di dischi, e anche la professionalità di Leonardo Delia. La raccolta fondi andrà direttamente a Black Marmalade, tant'è che è dalla pagina di Leonardo Delia che è stata lanciata. È sufficiente andare appunto nella pagina di Leonardo Delia o di Black Marmalade per essere poi indirizzati alla raccolta fondi, o direttamente anche alla piattaforma GoFundMe, che è una delle più conosciute, di quelle che ha tratto anche il massimo di trasparenza nel trasferimento dei fondi. È stato lanciato un obiettivo di 20.000 euro da raggiungere in un mese, però è chiaro che sono importanti i primissimi giorni per dare la spinta. È partita forte, perché comunque c'è tanto amore, tanto affetto verso questa attività, anche verso la persona. Però invitiamo appunto ad andare sulla piattaforma GoFundMe o nella pagina Facebook o Instagram, anche mi sembra, di Black Marmalade Records, per poter partecipare direttamente anche con 5 euro o quello che uno ritiene per raggiungere questo obiettivo e soprattutto vedere il negozio e poter ripartire presto e bene. Una finta sorda è stata smascherata dall'assessore pesarese Enzo Belloni, che in sella alla sua bicicletta ha seguito la donna nel centro storico in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Vediamo allora un breve estratto del video girato da lui stesso in diretta sui social questa mattina. Controlliamo, chiamiamo la polizia, sto chiamando la polizia.
Sto chiamando la polizia, non ti preoccupare. Adesso arrivano, fanno camminare un pochino. Finti sordi. Adesso la signorina va a prendere il compagno che la caricherà sulla macchina. Andiamo un po', intanto che arrivano i vigili. Non dategli niente, ho questa camicia qui. Adesso la faccio camminare un po' stamattina. Aspetta, no, devo stare dietro a queste, finti sordi. Aspetta che arriva la polizia un attimo. Vieni con me. Ciao. Hanno finto di chiedere i soldi. E stamattina si muove con un po' di ginnastica, gli facciamo fare. E come avete potuto vedere la connessione non era delle migliori, ma torniamo a Fano per parlare della balneazione. Viste le tante richieste e i dubbi espressi in questi giorni dai cittadini, oggi l'assessore all'ambiente Cora Fattori ha illustrato il modo in cui informarsi in totale autonomia sul sito del comune. Sentiamo. Anche quest'anno, come ogni estate, arriva il problema della balneazione, dell'informazione sulla balneazione. Una spiaggia è balneabile, non è balneabile, ci sono tante voci, tante opinioni. In questi temi non si può andare avanti a opinioni, bisogna andare avanti con certezza, con sicurezza nella tutela della salute dei cittadini. Ecco che come Comune di Fano abbiamo deciso di migliorare l'informazione a tale proposito rendendo più fruibile, più leggibile il sito del Comune di Fano. Se voi andate nella home page del Comune troverete la pagina Balneazione, all'interno l'elenco di tutte le spiagge con i loro codici, con in azzurro il colore quando è balneabile, in rosso l'indicazione del colore per dire che non è balneabile. Come facciamo a definire se una spiaggia è balneabile o non è balneabile? Ci sono delle misurazioni che vengono fatte da ARPAM, i risultati vengono inviati al Comune di Fano e a seguito di quello è definita la balneabilità o meno. A differenza di quanto si possa pensare, le spiagge del Comune di Fano sono migliorate tantissimo, tanto che abbiamo recuperato la bandiera blu anche per la spiaggia dell'Ido. Le nostre spiagge le nostre acque sono state definite eccellenti. Ora, se volete avere contezza di questo, potete andare sul sito del Comune di Fano. Inoltre, per dare maggior apertura, tutela e leggibilità di tutte le informazioni che diamo, abbiamo fatto un incontro venerdì scorso con anche le associazioni di categoria e i tecnici del Comune di Fano per spiegare come vengono fatte le analisi, quando vengono fatte, in che modo e con che frequenza. Abbiamo spiegato quando le spiagge non sono balneabili e solitamente avviene a seguito di una grande precipitazione, perché entra in funzione lo scolmatore, perché arrivano comunque acque da torrente Arzilla e fiume Metauro. Sarà facile definire le spiagge che non sono balneabili e quando. E a seguito di questo video in calcio verrà montato un breve video tutorial in cui vi illustreremo come trovare facilmente tutte le informazioni. Il nostro interesse è quello di tutelare al massimo la salute pubblica, ma allo stesso tempo ricordiamoci che è stato fatto un grande lavoro per le acque del comune, grazie alle vasche di prima pioggia, agli scolmatori e a grandi opere che hanno permesso di migliorare la qualità delle acque. Ci fermiamo qui? Assolutamente no, dobbiamo migliorare sempre nella tutela della salute delle persone. Intanto a Baia Flaminia, a Pesaro, si torna a fare il bagno in mare. Infatti è stata revocata l'ordinanza che vietava temporaneamente la balneazione a partire da sabato 8 luglio. Come certificato dall'ARPAM, che ieri ha effettuato i controlli, i valori sono rientrati nella norma, consentendo la normale fruizione delle acque.
Ed ora parliamo di eventi. L'anello del Pincio è stato ricoperto di sabbia e da mercoledì 12 luglio ospiterà tutte le iniziative programmate per l'edizione 2023 della Fano Fortuna e la Fano dei Cesari. Si inizia domani sera alle ore 21 con il rito di apertura del Sacro Fuoco. Parte domani Fano Fortuna e la Fano dei Cesari, il tutto inizierà domani sera alle 21 con l'accensione del Sacro Fuoco da parte del Sindaco di Fano, che consegnerà appunto il fuoco a tutti gli organizzatori, e anche un bello spettacolo tutto da vivere che si terrà intorno alle 21.30 proprio qui all'Arena del Pincio, e poi insomma il susseguirsi di tutte le attività che richiamano al nostro periodo storico, quello romano, con il giovedì dedicato all'inclusione, ai bambini e alle bambine, ma quest'anno con le super bighette, quindi dedicate anche alla disabilità, con un venerdì dove ci saranno tutta una serie di spettacoli, il giorno dove arriveranno i rievocatori da tutta Italia e prenderanno posto in tutta la nostra città, quindi da quella sera vivremo ronde, attività in genere. Prenderà il via all'interno del San Michele quelli che sono gli spettacoli di ricostruzione di una domus romana, di un mercato, e una serie di spettacoli che saranno veramente emozionanti, quindi vi invitiamo proprio a godere anche questo spazio subito dopo l'Arco d'Augusto all'interno del San Michele, che sarà uno spazio veramente emozionante e molto filologico, che ci riporterà indietro nell'antica Roma. E poi il sabato, dove arriveranno le fazioni con le loro rappresentazioni d'arte, il sabato sera il grande spettacolo della colonia di Via Fanestris, il De Amicizia, che insomma racconterà di un'amicizia tra due persone vissuta però purtroppo in una grande battaglia epica dell'antica Roma. E poi la domenica, come l'abbiamo sempre conosciuta, una giornata dove ci sarà la grande parata storica dei gruppi in arrivo da tutta Italia, delle fazioni della città, e poi la corsa delle bighe, quindi un weekend dove racconteremo appieno la nostra storia, la storia della nostra città. E vi annuncio che domenica 16 luglio Fano TV trasmetterà in diretta sia la Pompa Magna Il Trionfo, che vedrà la sfilata di circa 2.000 figuranti transitare sotto l'Arco d'Augusto intorno alle ore 19.45, sia la Corsa delle Bighe, che chiuderà la manifestazione. E rimaniamo sempre nell'ambito della Fano dei Cesari, perché venerdì sera in piazza Andrea Costa si svolgerà una cena spettacolo rigorosamente in toga. Tutti i dettagli li sentiamo nella prossima intervista realizzata al presidente della Proloco di Fano, Giacomo Grandicelli. Solo rievocazione storica, ma anche divertimento. Nel programma della Fano Fortuna e quest'anno rientra una festa organizzata in pieno centro storico. Già il titolo rimanda quasi all'acronimo cugnato nell'antica Roma. Sì, infatti organizzeremo questa festa che si chiama SPQF, che è un acronimo simile chiaramente all'acronimo SPQR, che però ha un significato leggermente diverso, chiamiamolo così, in quanto è solo parti questi fanesi. È diciamo una festa che vuole un attimino uscire un po' dagli schemi per quanto riguarda l'evento proprio della Fano Fortuna, chiaramente sempre nel rispetto delle regole, quello senza ombra di dubbio, però è una cosa un pochettino goliardica, in quanto è anche una cena spettacolo dove ci sono tutta una serie di animazioni, e abbiamo anche l'animazione con DJ Zaffo e DJ Cangiotti, che sono due personaggi conosciuti qui a Fano. A che ora inizierà? Allora, inizierà il tutto alle 19.30 con la cena, una cena tra virgolette ricca ma semplice allo stesso tempo, semplice perché comunque abbiamo cercato di farla prendendo spunto dalle cene romane, quindi abbiamo, vabbè, a parte la porchetta, però comunque è il maiale cotto tra virgolette, quindi a suo tempo chiaramente non veniva chiamata porchetta ma veniva chiamata in altro modo, poi abbiamo il pollo arrosto. E abbiamo come primo l'insalata di farro, quindi sono tutti prodotti che vogliono comunque rimanere nel tema romano, ma allo stesso tempo poi di romano diciamo le cose principali saranno che tutte le persone dovranno venire in toga, e questo diciamo è un po' il punto saliente, perché
è a tema, ma allo stesso tempo comunque ci sarà modo di divertirsi. Dove è possibile acquistare i biglietti? Allora, i biglietti si possono acquistare contattando la Proco a questi numeri 348-8264-646 oppure proprio il numero della segreteria della Proloco 389-006-9855. In più possono scrivere a info@prolocofano.it per avere ulteriori informazioni. Chiaramente la disponibilità ce n'è tanta, però consiglio comunque di prenotare abbastanza velocemente perché già di richieste ne stanno arrivando veramente tante, quindi dispiacerebbe che poi qualcuno rimanesse fuori, anche perché arrivati a numero chiuderemo anche per un discorso chiaramente di sicurezza, che più di un tot di persone eventualmente non possiamo andare oltre. Il biglietto per la cena ha un costo di 25 euro a persona. Ieri sera una piazza gremita ha atteso l'estrazione dei numeri per la tradizionale tombola di San Paterniano, che è tornata dopo ben 3 anni di stop. Due donne fanesi, Simonetta Alesi e Alessandra Patrignani, si sono aggiudicati 2 buoni spesa, rispettivamente di 250 euro per la quaterna e 500 euro per la cinquina. I 1250 euro di premio per la tombola sono stati vinti da Federico Tamburini, proveniente da Rimini. Alla serata c'era Cristiana Guerra. Tra pochi minuti andiamo con l'estrazione, vai con la musica. In una giornata di festa c'è anche chi lavora. Quanti biglietti hai venduto oggi? Fino adesso 88 su 100 cartelle prese. E da stamattina che gira? No, dalle 5 di pomeriggio. Lei stasera è in piazza per tentare la fortuna oppure solo per fare un giro, vedere la tombola? No, facevo un giro, però dai, proviamoci, vuoi vedere? Non si sa mai, magari sai, è la serata giusta. Sta proprio acquistando in questo momento 2 biglietti della tombola. Sì, perché voglio vincere. È la prima volta che partecipa alla tombola? No, sempre, sono sempre qua. Che lei vedo che ha un biglietto, anzi due in mano. Una con due, vedere se si riesce a vincere qualcosa. Però anche il divertimento di stare, in più si fa l'offerta anche per i frati appunto di San Paterniano, insomma. Avete appena acquistato dei biglietti, quanti sono innanzitutto? Per adesso 4. Forse ne prenderemo altri, perché ci piace giocare. Se volete proprio vincere. Delle volte capita la fortuna. Speriamo di vincere, mi auguro di portare qualcosa a casa, ecco. Ogni anno vengo qui, quindi oramai sono 27 anni che concorro. E stasera è in piazza esclusivamente per la tombola? Certo, per la tombola, perché sono anni che venivamo sempre... anni che non vinciamo, perché non abbiamo mai vinto, però non demordiamo. Quanti biglietti hai acquistato stasera? 5, quindi speriamo in questa serata splendida, bella calda. Giacomo, dopo 3 anni torna la tombola di San Paterniano, un ritorno per la gente, una tradizione a cui non si poteva mancare. Sì, infatti è una cosa che tutti i fanesi apprezzavano ogni anno, purtroppo è stata interrotta per questi 3 anni e adesso finalmente siamo riusciti a rimetterla in piedi. Non è stato facile perché chiaramente ci siamo purtroppo mossi con tempi molto brevi, però alla fine siamo riusciti a fare un'ottima collaborazione anche con l'associazione di categoria e questo ci ha permesso di rimetterla in piedi. Chiaramente quest'anno abbiamo un attimino dovuto rinunciare al tabellone classico, quello con i tasselli, però abbiamo mantenuto l'urna e tutto quanto. Il prossimo anno magari riusciremo a ripristinare come la vecchia tradizione il tabellone che abbiamo sempre utilizzato, però abbiamo visto che c'è un'ottima partecipazione e quindi insomma speriamo abbastanza bene. Ecco, fra l'altro stasera ci sono anche tanti turisti in piazza. Sì, infatti devo dire la verità, ci sono molti turisti, a parte che oggi è festa, quindi abbiamo anche la fortuna di avere molti negozi aperti e quindi questo ha permesso anche al turista di poter camminare per la città di Fano e quindi di essere partecipe a questo evento. Quindi dai, siamo tutti abbastanza contenti. Perché stasera vogliamo sentire Piazza 20 Settembre urlarlo forte, perché Claudio altrimenti se no poi non gira bene, perché per chi è turista cucina si intende dire mescola il tomboliere. Allora lo vogliamo sentire un bel forte cucina. 1, 2, 3. Stasera è stato letteralmente baciato dalla fortuna. Assolutamente sì. Come si dice a Rimini, sono un bel busone. Sicuramente anche l'anno prossimo tornerà alla tombola di San Paterniano. Mi tocca, assolutamente sì. Torneremo per restituire un po' di soldi, dai. Allora ci vediamo al prossimo anno. Assolutamente sì. Salve e buona santa.
Venerdì 14 luglio alle ore 21 parte la rassegna Tu sei uguale a me, ideata dal gruppo Fuori Tempo e dalla parrocchia di San Michele al Fiume e San Filippo. Il primo dei quattro appuntamenti vede la presenza di Pierfrancesco Curzi, giornalista e scrittore che collabora con il Fatto Quotidiano e il Resto del Carlino Ancona. Ha realizzato tra gli altri numerosi reportage da Iraq, Siria, Afghanistan, Libano, Turchia ed Egitto. Ha pubblicato numerosi libri e svolto 7 missioni in Ucraina pubblicando reportage da vari fronti del conflitto. L'iniziativa vede le preziose collaborazioni di Caritas, Noi e l'Ambiente e l'amministrazione comunale di Mondavio. Gli incontri si terranno all'aperto negli spazi della parrocchia di San Michele al Fiume e in caso di maltempo gli appuntamenti verranno realizzati nei locali dell'oratorio La Pace. E questa era la nostra ultima notizia. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale sulla festa delle bandiere arancioni delle Marche che si è svolta a Mondavio. Ed è veramente tutto. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento con l'informazione torna domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa. Buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV.